Sono andata da Picasa, come avete potuto vedere, una bella mustona di roba, roba che mi serve, penso almeno, spero mi serva, ho pensato che fosse essenziale, tipo inizio subito perché non voglio allungare troppo. Ho preso un secchio per, se sia divisibile, per il bagno, in teoria. Funziona neanche questo, ma un po' sì, no, sì, ma mi interessa leggermente, cioè mi interessa leggermente. Ok, questo color tortora, o rosso, o color tortora, quindi poi questi. Ho pagato la bellezza di 100 euro questa roba, perché comunque tipo questo costava 9 euro e sono 21 contenitori, se non mi sbaglio, 21 pezzi, sì, di varie dimensioni per contenere la roba della cucina. Adesso vi faccio vedere. Mi sembrava un prezzo onesto per tutti i contenitori. Peschiamo. Questo barattolo, però c'è scritto I love home happiness life, che è un po' cagarin, però costava 2 euro, l'ho preso. Cavolo, mi fanno paura queste cose, mamma mia, è un'ansia ogni volta. Mamma. Per contenere magari il sale. No, il sale e lo zucchero ci sono già i suoi contenitori. Mi manca il sale fino, che penso che metterò o qui o nell'altro contenitore di barattolo, che troveremo dopo. Questo per i cosi, lo spazzolino e il dentifricio. Poi un pentolino per bollitore, per il tè, pensato almeno per il tè, un coltello multiuso, verde, vabbè. Siccome vorrei fare dolci, ho comprato una, almeno una di queste. Come si chiama? Una tortiera antiaderente con cerniera. Pagata poco, cioè alla fine sono tante cose, sono cose che ho pagato 2-3 euro l'uno. Questa in realtà l'ho pagata 12 euro, ma sono, cioè, c'erano solo 24 pezzi e 24 pezzi preso, costavano 12 euro. Color tortora come le vaniglie. So che lo utilizzerò, ma anche qua cazzo, però per il sale fino. Lo scolapasta blu, perché verde era in fondo, non potevo toglierli tutti, e di quelli pieni. Un dosatore, sempre per i dolci, una pentola col coperchio, in realtà sempre 12 euro, ne sa 15. Adesso ho fatto un secchio asciugamani, così, di questo colore, uno piccolo, uno grande, uno piccolo, uno medio. Una mensola salva spazio classica e un tappeto
un sacco. Ho pagato uno 7 euro. Una media, anche se quella più grande costava di meno perché era un'offerta, però boh, ho deciso di mettere questa. C'è il coperchio trasparente, è un po' leggerina, eh? Cioè è proprio plasticaccia, cioè non è plastica, è proprio robaccia. Uffa. Adesso potrei usare questo per le padelle. Non so se utilizzare questo per l'appunto le pentole oppure per i piatti, perché comunque nei piatti ci sono, c'è molto spazio. C'è molto spazio e sinceramente va più che bene. Del caos, mi è arrivata una box, l'ultima perché ho annullato l'abbonamento, e mi hanno dato questo per la fedeltà. Non capisco cosa sia. Queste sono delle cartelle, delle buste, penso siano delle buste di auto. Poi un cuscino di con lo slime o qualcosa del genere. La mia vita, la vita, qualcosa con lo slime, io non sono più. Poi, Nezuko, finalmente, però penso sia un calendario. Adesso lo apriamo. Questo di, uno che non ho ben capito. Un gioco, penso sia. Porta pranzo di Kirby e delle candeline di Halloween. Lo sappiamo, Nezuko. Aspetta,
sapere che io stavo cercando a Lucca una figure carina, normale, diversa magari, di Demon Slayer, però da mettere sullo scaffale. Però non ho trovato niente di divertente, di carino, di diverso. E quindi poi ho trovato questa box e mi è arrivata Nezuko. Perfetto. Adesso la apriamo. Avevo la forbice. C'ho tanti pezzi. È piccola piccola. Questa è la sua cassetta che sì, no, ha la i dadini con i dati, con le date, ma però non è che puoi cambiare la data tutti i giorni. Solo metterò la data del mio compleanno e basta. Anche se non so come 4, non si capisce, io non li conosco, vabbè. Così rimane aperta. Sì, rimane aperta. E non si copre dentro, ma io non esco. Ma non ci stanno questi. Lei risulta molto più... Ok, così. Metto 28 e basta. Dov'è il 2? Questo è un 2? Sembra un 2. 2. E 28, sì, perché era il mio compleanno, il 28, e è questa. Adesso la vediamo sulla libreria. Io avevo messo questo, però effettivamente la sua è qui, dove c'è la TV. Ho deciso di provare questo, che è un biscottino alle carote,
No, la zucca, perché non potete fare? Di Halloween. Non so di nulla. Assolutamente di nulla. Questo come non so cosa sia. È un biscotto di riso. Polistirolo, non capisco. Secondo me è reso al cioccolato, reso soffio al cioccolato. Sì, penso di sì. Non è il soffiato. È tipo morbido. Guardate. La consistenza della paglia. Saprei. Non lo so, è zuccherosissimo. Ma.